ero a Santa Maria Capitale. Avevo 16 anni, mi hanno chiappato e mi hanno portato lì. A 7 anni io sono andato in Perché collegio. dicevi che ero matta, mi facevano le punture. 10 anni, sono entrata da bambina piccola e ci sono stata fino a 39 anni. Mi davano tante botte. Non è stato bello. Orribile, orribile. Prima di tutto non mi curavano, non mi lavavano, perché avevano paura di toccare bambini con problemi. E non, insomma, mi lasciavano in un angoletto e lì restavo. E poi lì mi hanno messo la cosa di forza, il busto di forza, la camicia di forza. Stavo con le mani conserte, il piatto qui e io dovevo mangiare così. Stavo lì alla camera buia. Tu sei sempre lì, sei sempre dentro, non si esce mai. E poi lì hanno chiuso perché c'era un c'era, come si chiama quel dottore? Era un uomo veneziano, un psichiatra. L'ha fatto chiudere. Io dicevo sempre che a 40 anni volevo andare via, volevo andarmene perché avevo questo sogno. Sembra di essere mai là.